Abbiamo un altro confronto con la generazione Z, quindi ragazzi rimanete in aula. Abbiamo il dottor Roberto Natale, direttore RAI per la sostenibilità ESG. Chi di voi vuole intervistarlo? Prego. Salve. Buongiorno. Anche a chi è collegato di nuovo un saluto. Allora, inizio io. Volevo chiederle per quale esigenza nasce RAI per la sostenibilità. Perché siamo nell'Europa del Next Generation sullo sviluppo sostenibile, perché siamo nell'Italia degli anni del PNRR, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che è incentrato sullo sviluppo sostenibile, e dunque anche la RAI ha sentito l'esigenza di accentuare, non iniziare da zero, accentuare il suo impegno. Questa direzione, che è stata creata 2 anni fa e della quale io sono direttore, raccoglie l'eredità di RAI per il sociale. Ci teniamo dunque al fatto che sia sostenibilità a tutto tondo, sostenibilità sociale e insieme ambientale, con la stessa pienezza con la quale l'Agenda 2030 guarda i temi dello sviluppo sostenibile. Lo sottolineo perché, come sapete, tutte le ricerche, anche le più recenti, dicono che se si chiede ai cittadini cosa significa sostenibilità, la risposta 9 volte su 10 è ambiente. Non basta. Allora, sostenibilità dal nostro punto di vista deve essere ambiente, sociale e governance. Tant'è vero che il nostro nome formale, anche se è un po' ostico a pronunciarlo, è RAI per la sostenibilità trattino ESG, proprio per ricordare che ci deve essere, assieme alla E di ambientale all'inglese, la S di sociale e la G di governance. Dobbiamo stare attenti all'ambiente, al sociale e anche alle procedure aziendali, al modo di funzionamento dell'azienda. Questo è il motivo per il cui la RAI 2 anni fa, soprattutto per volontà della Presidente Soldi, ma condivisa da tutto il vertice, ha deciso di imboccare questa strada. Peraltro è una strada che arriva persino in anticipo rispetto a quello che ci chiede adesso di fare il nuovo contratto di servizio. Voi sapete che i doveri della RAI, i compiti del servizio pubblico, sono normati da un testo che di quinquennio in quinquennio viene sottoscritto tra il governo di turno e la RAI. Questo testo si chiama contratto di servizio. Adesso sta arrivando alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale il nuovo contratto di servizio, che varrà fino al 2028. Nel testo di 5 anni fa, quello precedente, la parola sostenibilità nemmeno veniva nominata. Nel contratto di servizio nuovo c'è un articolo specifico, il 12, intitolato alla sostenibilità, che dice, cito credo a memoria il primo comma, la RAI è tenuta ad assumere un ruolo chiave nel paese guidando un cambiamento culturale in tema di sostenibilità. Impegnativo. E in più se ne parla in vari altri articoli, compreso l'articolo 8, anch'esso nuovo di zecca, intitolato Sostegno alla transizione digitale e ambientale, per dire che adesso è una delle richieste più nuove che ci fanno le istituzioni che vigilano e indirizzano la RAI, e mi sento di dire la RAI è arrivata anche prima che ci venisse chiesto di metterci su questa strada. Grazie. A proposito appunto del sociale, volevo chiedere se vi occupate di progetti e prodotti correlati all'accessibilità come sottotitoli per non utenti e servizi di lingua dei segni e audiodescrizioni. Assolutamente sì, ci tengo però a sottolineare, per non prendere meriti non miei, che se ne occupa, di quello che lei ricorda, se ne occupa molto la RAI, se ne occupa tramite un'altra direzione, la direzione pubblica utilità diretta da Giuseppe San Giovanni, una direzione con la quale lavoriamo in strettissimo raccordo. Mi fa piacere sottolineare che è una direzione che si è anche inventata cose all'avanguardia in Europa. Lei giustamente cita la lingua dei segni, tutti abbiamo imparato a familiarizzare con gli interpreti e le interpreti LIS, il riquadro nei programmi.
La direzione pubblica utilità si è inventata i performer lease, forse li avrete visti in occasione delle ultime edizioni del Festival di Sanremo. Sono quegli interpreti della lingua dei segni che non semplicemente traducono le parole nella lingua dei segni, ma cercano di tradurre appunto con una performance artistica anche le emozioni connesse alle canzoni. E sempre in tema di attività del servizio pubblico sulla lingua dei segni, cioè sull'accessibilità, c'è un'altra direzione che è assai opportuno citare, è uno scrigno RAI di cui pochi sanno, purtroppo anche per nostra colpa perché dovremmo parlare di più all'esterno, il Centro Ricerca RAI di Torino, che in tema di LIS si è inventato un avatar che nella lingua dei segni spiega per esempio il percorso del museo della radio TV a Torino, oppure altri percorsi museali. La RAI si è inventata, gli ingegneri del centro ricerche si sono inventati questo avatar, e sempre in quella sede, a proposito di accessibilità, c'è un'invenzione da qualche anno, un anello a induzione magnetica che sta all'Auditorium RAI di Torino, ma che potrebbe essere messo in qualsiasi luogo di concerto o teatro, che serve a far ascoltare perfettamente la musica alle persone sorde portatrici di impianto cocleare. È un anello, io non sono un tecnico, è un anello che si mette intorno a una settantina di posti, e le persone con impianto cocleare che stanno lì dentro ascoltano perfettamente la musica. Io ricordo come una delle dimostrazioni, devo dire, più belle del valore sociale che può avere il servizio pubblico, l'intervista che sentii in onda qualche tempo fa a una signora che era uscita da uno di questi concerti, aveva le lacrime agli occhi dicendo: io per la prima volta in vita mia ho sentito la musica. Ecco, questo per dire quanto ricco sia l'impegno sui temi della sostenibilità, dell'accessibilità. Ecco, ci sono varie direzioni, la RAI è una grande azienda e sono diverse le direzioni che lavorano su questi temi. Io personalmente le volevo chiedere, ero molto curiosa, di come monitora la definizione di target, quali, quantitativi e la rivelazione periodica dei risultati acquisiti. Dunque, bella domanda, anche perché è in sintonia con le novità che ci sono nel contratto di servizio al quale facevo riferimento. Cioè, noi stiamo imparando adesso a misurarci. L'espressione KPIs adesso comincia a essere popolare, diciamo così, in Viale Mazzini. Intendo dire che il discorso sugli indicatori è un discorso rilevante, è una garanzia ulteriore di affidabilità che dobbiamo dare all'opinione pubblica. Nel contratto di servizio, dicevo, il nuovo, si parla appunto di indicatori che consentano di misurare le performance del servizio pubblico. Mi vedete armeggiare con la carta, perché oltre che il testo del nuovo contratto di servizio, che però vi ho già citato nelle parti più rilevanti, vi faccio anche vedere, in favore anche di telecamera, questo è il nuovo piano di sostenibilità RAI, voluto e costruito dalla nostra direzione, che è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione all'unanimità. Su un tema del genere non si è diviso il vertice RAI il 22 febbraio, l'abbiamo presentato 2 settimane fa in Commissione di Vigilanza, adesso lo stiamo presentando alla dirigenza RAI insieme alla quale è stato costruito. Ve lo faccio vedere, risposta alla sua domanda, perché nelle parti relative ai singoli progetti specifici ci sono, ecco, l'indicazione vede target, il processo fornitori, ma possiamo scegliere anche altri temi, su per esempio progetti sociali come No Women No Panel, a proposito di parità di genere, oppure il progetto 50-50. Nei programmi RAI ci si impegna, sono già decine, 60 almeno le trasmissioni hanno scelto di misurarsi, a fare in modo che ci sia una presenza tendenzialmente paritaria di uomini e donne. È un indicatore, l'obiettivo è quello di arrivare alla completa parità di presenze, tengo a chiarire, non di corpi femminili, ma di voci di esperte femminili, magistrate,
avvocate, economiste, scienziate, astronaute. Questo è, le dicevo, stiamo imparando a contarci, e quindi per esempio questo progetto 50-50 si pone come che al fine 23 aveva l'adesione di 60 programmi RAI, si pone l'obiettivo di arrivare entro la fine del 26, l'arco triennale di validità del piano di sostenibilità, a 85 programmi almeno. È solo un esempio del fatto che in tutti questi pilastri ambientale, sociale e di governance, ciascun progetto specifico ha un indicatore numerico da perseguire. Sottolineo anche che non è stata un'introduzione liscia, c'è stato bisogno di una discussione all'interno dell'azienda, perché, per dirla a voi con molta franchezza, c'è anche un'impostazione, chiamiamola tradizionale, che dice: ma se ci facciamo misurare, i numeri possono anche essere usati contro di noi. Nel momento in cui scegli, indichi espressamente target e KPI, c'è qualcuno che ti può dire: ma non hai raggiunto gli obiettivi ai quali ti eri impegnato. Le cifre hanno questo di, anche di impegnativo. Però abbiamo ritenuto nella discussione interna aziendale che fosse comunque una sfida da accettare. Torno a dire, indicare obiettivi concretamente misurabili è un elemento di affidabilità, come si usa dire, di accountability nei confronti dell'opinione pubblica. Non bastano cioè belle dichiarazioni di principio valoriali. Non sono della generazione di Z, io evidentemente, ma nemmeno lei, io, ma occhio direi. Però una domanda volevo fargliela anch'io. Voi fate anche la valutazione di sostenibilità relativamente alle produzioni esterne, cioè avete chiaramente dei fornitori eccetera eccetera, insomma è una questione di filiera piuttosto complessa da monitorare. Certo. Anche questa è una new entry, diciamo, e allora torna utile anche qui il piano, perché uno dei progetti è sul processo fornitori. E dunque risalire nella catena dei fornitori per attestare che siano capaci di garantire una fornitura sostenibile. Per completezza di informazione devo dire che la stessa richiesta che facciamo all'esterno dobbiamo poi saperla fare anche al nostro interno, nel senso che è un percorso che sta cominciando. Io non sono un tecnico della produzione televisiva, ma voi potete immaginare quanto siano complesse. Possiamo immaginare certe macchine produttive. State pensando, vedo il fumetto sulla vostra testa, al Festival di Sanremo, e fate bene a pensarlo. È un percorso al quale tendiamo. Anche se, certo, ma lì diciamo è più semplice, chiedi alla casa di produzione in cui fa la coproduzione di attrezzarsi, e come sapete sempre più questo sta diventando, la green production sta diventando anche un criterio di assegnazione di agevolazioni da parte delle agevolazioni anche economiche da parte delle istituzioni. Quando parlo anche del nostro lavoro mi riferisco al fatto che proprio in omaggio agli impegni contenuti nel piano di sostenibilità abbiamo cominciato da piccoli eventi a capire come si costruiscano eventi sostenibili. Sperando di arrivare presto a un Sanremo sostenibile, abbiamo cominciato a ottobre scorso, è stata proprio la nostra direzione a far da coordinamento. Voi sapete che ogni anno la RAI organizza ormai da più di 75 anni il PRI Italia, che è un raduno di tutte le emittenti internazionali di servizio pubblico e non solo. Abbiamo costruito come progetto pilota di evento sostenibile i 5 giorni del PRI Italia Bari. Cosa vuol dire concretamente? Vuol dire che c'era in quei 5 giorni la diretta di 1 mattina, la trasmissione come sapete va in onda appunto su Rai 1 la mattina presto, il palco di 1 mattina abbiamo fatto in modo che fosse orientato per sfruttare al massimo la luce del sole, dunque ridurre il consumo di energia.
ci siamo preoccupati che il consumo di energia elettrica che pure serviva fosse da energie rinnovabili. Abbiamo affrontato, abbiamo cominciato a porci il problema dei generatori che alimentano la diretta, perché non è facile dire che si va a energia elettrica durante una diretta, perché ci hanno spiegato i tecnici che se per caso succede un blackout durante la diretta e tu sei alimentato da energia elettrica e non dal generatore, quello bum 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 bum, che si vede vicino ai palchi, tu rischi di andare al buio, al nero. E dunque, ecco, questo per dire, abbiamo fatto in modo che gli alberghi degli ospiti internazionali e nazionali fossero i più vicini alle sedi dei lavori, in modo da ridurre al minimo i taxi, il trasporto. Abbiamo dato l'indicazione ai dipendenti perché noi andassimo a Bari tendenzialmente col treno anziché con l'aereo, per dire che un evento sostenibile, quando ti dici come ti metti a tavolo per capire come organizzarlo, è fatto di 100, 200, 300 particolari ai quali devi badare. Eccomi, allora io colgo l'occasione per farle l'ultima domanda di questo panel, che a questo proposito è per raccogliere istanze sui temi della sostenibilità e come interagire con il mondo dell'associazionismo? Allora, questo è il nostro nucleo originario, perché quella che oggi si chiama Rai per la sostenibilità, una dozzina d'anni fa, anzi un po' di più, era stato creato come segretariato sociale, che poi è diventato Rai per il sociale e da 2 anni è Rai per la sostenibilità. Abbiamo un'interlocuzione che è doppia, nel senso che noi siamo la direzione, erede appunto delle sigle che adesso ricordavo, la direzione che gestisce gli spazi per raccolte fondi. La RAI ne fa 40 all'anno all'incirca. 40 all'anno significa che è di durata ciascuno settimanale. Voi conoscete, credo, senz'altro Telethon, la maratona Telethon, la raccolta fondi AIRC, però di quel tipo, anche se di minore impatto, ce ne sono un'altra quarantina. La RAI fa una raccolta fondi alla settimana, tranne che nel periodo estivo, dove i programmi sono pochi, tranne nella settimana di Sanremo, su Sanremo non si può, e tranne dopo le feste natalizie. Questo per dire che c'è un rapporto forte con l'associazionismo, che ovviamente è interessato a poter accedere a questi spazi di raccolta fondi, ma anche di sensibilizzazioni, le cosiddette ospitate TV, oppure gli spot di comunicazione sociale. Quindi abbiamo un rapporto con l'associazionismo che è uno a uno con le singole sigle, ma abbiamo anche un rapporto con l'insieme dell'associazionismo, col forum del terzo settore e dall'anno scorso anche con il Consiglio Nazionale del Terzo Settore. Sapete che in conseguenza della riforma del terzo settore varata dal governo Renzi qualche anno fa è nato una sorta di parlamentino dell'associazionismo, il Consiglio Nazionale del Terzo Settore. In questa legislatura è presieduto dalla viceministra Maria Teresa Bellucci, viceministra al lavoro con delega alle politiche sociali, e ci incontriamo con il Consiglio per raccogliere le istanze che dall'associazionismo vengono. Torno a dire, il rapporto però più quotidiano è quello con le singole associazioni che alla RAI si rivolgono, e per fortuna, per chiedere spazi. Dico per fortuna perché riteniamo questo rapporto forte col sociale italiano uno degli elementi di legittimazione più consistente del servizio pubblico. Grazie. Se posso grazie. Dirlo con una battuta, con la politica spesso capita di polemizzare a seconda dei governi, dei colori dei governi, chi sta in maggioranza, chi sta in maggioranza, chi è in opposizione. Col sociale invece abbiamo un rapporto, col mondo del sociale, col terzo settore abbiamo un rapporto molto molto più empatico, diciamo così. Grazie al dottor Roberto Natale, direttore RAI per la sostenibilità ESG. Grazie ragazzi. Grazie. Ci ha raggiunti